Siamo davanti al Politecnico, uno dei luoghi che forma i giovani, non solo di Torino, di tutta Italia e di diverse parti del mondo, al di fuori anche del nostro continente. Quindi noi spesso vediamo giovani che dopo aver studiato qui vanno via, vanno a cercare lavoro altrove. Mino, qual è la ricetta per cercare di trattenere il più possibile questi giovani e di inserirli nel nostro tessuto economico? La ricetta è far ripartire lo sviluppo. Questa città negli ultimi 20 anni è andata indietro, è calata la crescita economica. Abbiamo perso aziende, abbiamo perso nella manifattura. Dobbiamo puntare sull'innovazione, rendere più competitiva la nostra industria per trattenere i giovani, i migliori giovani, quelli che studiano al Politecnico, che studiano meccanica, che studiano elettronica, che studiano ingegneria gestionale. Sono risorse importantissime che dobbiamo tenerci a Torino, anzi i ragazzi che vengono da fuori Italia e dall'estero a studiare qui sono una risorsa contro la nostra crisi demografica, quindi riuscire a trattenerli dopo vorrebbe dire rendere più importante e dare un futuro a questa città, perché il futuro lo danno i giovani, giovani che lavorano. Questa TAV viene tanto contestata, ma qual è il suo valore aggiunto per la città e soprattutto per noi giovani? Ma la TAV rimetterà Torino al centro dell'Europa, al centro degli scambi commerciali, turistici, economici del futuro, e quindi porterà più turismo, più logistica, più attrazione di investimenti. Gli investimenti quando arrivano creano posti di lavoro, il turismo crea posti di lavoro, la logistica crea posti di lavoro, e quindi i beneficiati saranno i giovani, gli ingegneri gestionali andranno nella logistica, gli altri lavoreranno nel commercio, nel turismo, nel settore alberghiero. La TAV porterà il futuro e una maggiore crescita economica, porterà 2 milioni di turisti in più. Noi saremo al centro di un'area di 650 miliardi di PIL. L'area di Lione, più quella di Torino, più quella di Milano, più quella di Genova valgono 650 miliardi di PIL. Oggi Torino è al centro di un'area che vale 60 miliardi, quindi quando ci sarà la TAV avremo un'economia 10 volte superiore. Metteremo insieme i centri di ricerca di Lione, di Genova, di Milano, di Torino. Tutto questo porterà dei benefici a tutte le quattro città e i benefici ne usufruiranno i giovani. Questa è un'opera per il futuro, è un'opera per i prossimi 100 anni.